Uno Starbucks. Ma facciamo pubblicità occulta. In civile urbano. Mamma mia, il morto Starbucks. Che mamma pubblicità. Ok, allora ragazzi, niente, eravamo qui nel vuoto, no? Con i quattro re le abbiamo picchiate. Adesso ci facciamo una bella puntatina interessante in civile. Ti porto un po' in giro per il mondo. Sì, sì, mi ricordo già qua. Già, salutiamo il boss, vecchio boss là. Molto allora, valido. Stati un po' Conzetto, stati un po' Conzetto. Visto che ci troviamo qua, sì, che dobbiamo fare delle cose importanti prima di proseguire proprio nella storia, passando da questo luogo andremo ad ammazzare un boss proprio sì, gratis. Ti va bene questa cosa? Va benissimo. Se ci mettiamo, si tratta di boss, lo sai. Ci mettiamo l'anello. Noi allo stadio non ci fermiamo, signori! Se si tratta di boss, siamo sempre presenti. Che stai vendendo? L'anice stellare. Sì. Ha un po' di livellucci vari sparsi. Un po' di fritto. Considerando un po' cosa mi convenga aumentare. Se la volontà. Un po' di volontà. O se la. Un sospetto di stamina. Un sospetto di vitalità. No, la stamina 30 va bene. La vitalità è sempre buona. Di base tenerlo però un po' più con alta. La volontà mi si aumentano le resistenze, quindi vada per la volontà. Ci vuole volontà per salire, certo, anche certo, con dei vini. Certo. Ok, gente, quindi questo qua, noi ci facciamo Gwyndolin, la luna Gwyndolin oscura. Esatto. La luna oscura direttamente, questo già siamo dal boss. Sì, ti blocca su qua, blocca. Abbiamo messo l'anello, si è aperta la statua, perché è cosa che tu non hai notato. No, questo ci dice non entrare, noi chiaramente ce ne fottiamo ed entriamo. Va bene, entriamo allora. Adesso signori, usciamo alle nostre reciproche identità, cioè chi sei tu, chi sei e, chi tu sono e chi sono io. Presentiamoci, esatto, innanzitutto, lui ancora non svela, non vuole svelarci la sua identità. È questo nascosto. È anche abbastanza cagazzello questo boss. Ma si avvicinerà pian piano, un po' cagazziello. Sì, perché bisogna fare una cosa che se non la sai fare corre il rischio di morire, ecco, più e più. Ma e siccome più, tu suppongo io questa cosa sappia fare, allora la supposta è giusta. La supposta, vabbè. Ok, allora, andiamo. Come vedi, sta laggiù, vedi? Questo qui? Questo qui, sì. Lui è maghesco. È maghesco, infatti sparisce. Bellissimo, però. Adesso lui ti spara queste lomarelle, vedi? Che noi ci nascondiamo dietro la colonna. Ma così, oltre a bravo, questo, bravo. Aspetta, che il problema. Sì. C'ha pure l'arco, fa tutte le cose. È chiaro, si è capito come funziona questo quadro. È un corridoio infinito. Lui si allontanerà e tu devi palleggiartelo dietro i pilastri. La cosa bella è che tu non puoi andare piano, perché se vai piano lui sparisce. Quindi ecco, questa va evitata. Questa è la cosa che devi evitare, capito? Le lomarelle colpiscono la colonna di gioiastro, sì, ma la striscia luminosa potente va saltata, va evitata. E solo così riesci ad avvicinarti senza pericoli di morire al boss. Okay. Fammi concentrare un po' adesso. Se capito tutto, signori, la tattica, la tecnica. Se capita la dinamica proprio, benissimo, la meccanica di questo boss, che in questo lunghissimo corridoio lui scappa e noi dobbiamo stargli dietro, non farlo allontanare, mi raccomando, perché altrimenti lo perdiamo, rischiamo di perderlo. Però dobbiamo palleggiarcelo un po' a destra, un po' a sinistra, non in questo modo. Lui ci lancia queste frecce, beccato, una beccato, dozzina di frecce a botta, secondo beccato me. Le prime due volte, l'è beccato le prime due volte e abbiamo tolto una intecchia di energia, sì, e noi continuiamo a correre. Io mi concentro, ragazzi. Approfittando di questa struttura perfetta proprio per questo match, perché ci sono i pilastri a destra e a sinistra dove possiamo ripararci. Ah, ho mancato. Povero tarda. Adesso mancato. Cominciano le dolenti note, perché andiamo, perché lì arrivano, ecco, per sì, lì arrivano questo sia palline fare, che Super Santos. Hai visto la proaggine dove sta? Metterti dietro la colonna e se lui spara il raggio grande fai la capriola in avanti, così che gli arrivi da sotto a sotto e gliene chiavi quattro in faccia. Ok, capisci? Mentre poi lui la proaggine dov'è? Ho capito. Poi tu c'hai quei pochi secondi per colpirlo nel momento in cui tenta di svanire. Esatto. E di riapparire in fondo al corridoio che non si sa però dove arriva. No, quello è magico, corridoio. Quello è magico, è infinito. Vedi, in realtà stiamo girando. Guarda per quanto non è morto sta merda. Stiamo girando torno. Vabbè, gli manca l'ultima bozza. Sì, l'ultima sputacchia. Facciamogli fare le ultime frecce che pariamo con il nostro bel armamentario. E poi ancora aia, un'altra palla che stavolta prendiamo. Tarta proprio. Aia! Tarta ci sta dimostrando l'efficacia di questi pallonetti da parte del nostro boss. Beviamo ancora un po', ma se vogliamo, alla fine, questo in fin di vita ormai. Basta che ti avvicini, solo lei. Via! Sta fa allenamento, Tarta. Vai! Fare un preparatore atletico. Ma perché ragazzi, il timing, via, ragazzi. Il timing. Via! Bisogna capire quando premere. Vai, ecco qua, ragazzi. Via, fiori del mondo. Andiamo avanti. Siamo a fare allenamento. Ormai è scomparso. La sua mente è completamente esplosa. Singolare questo. È imploso quest'uomo qui accanto a me, che mi sta rompendo l'anima già da un quarto d'ora a questa parte.
Andiamo avanti, questo era il boss quindi di questa puntata. No, cioè, se, no il cioè, nostro intento è quello di andarne a fare un altro. Ancora un altro. Prosegui, guarda, ti sto facendo applausone, cioè, sto dando proprio le armi al gioco per potervi fare divertire. Ma poi scusa, ragazzi, così velocemente, sì, come perché, mai? Perché sono ci sono boss intuitivi. Questo è un boss, sì, un boss facoltativo. Anche Scarica Infinita potrebbe esserlo, però Scarica Infinita ha ammazzato, che è questo boss dove io adesso intendo andare, okay, per proseguire appunto il nostro cammino poi nell'avventura proprio regolare sua. Però prima di fare quel boss, questo ecco perché sono venuta da Norlondo, noi dovremmo costruirci, cari amici, una bella spadina del fulmine. Perché? Perché là sotto dove andremo adesso è tutto infuocato, quindi il fuoco, fuoco con fuoco non è proprio consigliabile. Fuoco nel fuoco. Vabbè. Cioè, pensa un po'. Esatto. E quindi ci vuole il fulmine, ci vuole il fulmine. E faremo una bella lucida labbra del fulmine. Ah, la ritorniamo alla lucida labbra. Infulminata. Infulminata, esattamente. È infuriata. Perché comunque fa contrasto con il fuoco. Certo, perché comunque li accoglie un po' meno. Adesso quindi facciamo un po' un giro tra il fabbro qua, il fabbro là, il fabbro del borgo dei non morti. Aggiustare un po' le cose. Sì, faremo un giro di aggiustamento, convergenza, equilibrio, un po' di olio, filtro dell'aria, il classico tagliando. Quindi ragazzi, partiamo dal meccanico e prepariamoci a dare via una certa somma in denaro. Ok, andiamo. Attivare il meccanismo qua. Attiviamo. Prossima corsa, Tiger Down. Ragazzo, io levo la coppa. Io intanto sto cercando l'asset, ragazzi, per vedere cosa devo togliere e cosa tenere. Perché, per esempio, è inutile che me la tengo addosso la lama del caos, visto che è infuocata già di per sé. E quindi a questo punto mi metterei direttamente luccicadana del fulmine, che a sua volta può essere anche potenziata. Quindi la potenziamo. Certo, adesso. Perché noi abbiamo portato prima la lucida labbra a più 10, poi l'abbiamo fatta a più 10 cambiando del fulmine. E adesso quella lì del fulmine può essere portata a sua volta a più 10. Penso quindi a di servizio. Mamma mia, sì, stiamo no, ma li facciamo servigi. Proprio sopra e sopra. Solo servigi. Lo faccio vedere proprio in diretta, vedi? Eccolo. Cioè, proprio in diretta, diciamo prendiamo lucida labbra lucida del labbra. Fulmine. Vai, vai. A che più gusto uno, è? Più due. A del banana. Fulmine. A banana, al limone, al legne santero. Ligno sandro. Sì, ecco qua. Buonissima comunque questa fatto lucida labbra. Questa cosa. Ho fatto quest'altro servizietto prima di andare dal boss, signori, perché ricordiamo qui fuoco nel fuoco, purtroppo le nostre palle da piromante a poco serviranno, sì, forse, sì, giusto? Sì, 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 quindi sì, ci siamo preparati, insomma, sotto un altro aspetto. Sotto l'aspetto fulminato. Fulminante. Allora, ok, quindi fammi un check proprio di magie, sì, giusto appunto per avere quantomeno la risposta pronta. Ma che preparazione, ma sto boss è difficile, otto che no, ti prepari così. È la zona che è complicata, no, il boss è uno stronzo proprio di... La zonetta è una zonetta, è più complicata la zona. Sì, 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 molto di più, ma infatti noi adesso faremo il boss per aprirci la strada poi a quella che sarà la zona che affronteremo nella puntata a venire, capisci? Ho capito. Cioè, diciamo, questa è una cosa di preparazione a ciò che verrà. Ci stiamo preparando, okay. Esattamente. Qui prendiamo un montacarico. Ok, ragazzi, no, dobbiamo scendere da questo lato, di modo che... Ma è qua. Ci addentriamo. Sì, 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 sì. Ci addentriamo proprio nella dimensione che poi condurrà all'Host Isalit. E lì è la zona proprio prefinale del gioco, dove ci saranno delle cose divertenti. Delle perché cose c'è da un fare. Boss che non è difficile. Rovine del demone. Ma c'è un boss lì, sì, che non è che è difficile, ma ti fa cadere giù. Ho capito. E quindi tu ti potresti divertire. Tra l'altro, applauso per l'uscita.
prossima di Dark Solidarnosc su console. Sì, remastered. A maggio, verso maggio. Sì, più o meno metà di maggio. Bella, notizia. Bella notizia. Se non avessi preso già la versione, quella lì per PC potente, eccetera. Magari eccetera. L'avremmo rifatto ancora. Vabbè, ma adesso mi sembra inutile. Però possiamo caso. Almeno giocare. Allora, un visto attimo, che questo mi permetti, prima di arrivare alla quasi quasi una palla adesiva di quelle là proprio a diesel, gliela tiro. Brucio tutto e loro non rompono le scatole. Vabbè, questi perché qua fuoco, quando poi col lasciano fuoco questi vermetti. Sì, vermetti nel fuoco annegano proprio. Capito? Ho capito. Ora, guarda che ti voglio far vedere, che questo boss serve a togliere questo fuoco da qui a terra. Sì, vedi? Questa lava, il magma. Sì. Perché da qui noi dovremmo discendere e poi affrontare. Li vedi tutti quei demoni che stanno lì nel fuoco? Sì, li vedo. Dobbiamo affrontare uno a uno. E con il fuoco a terra non è proprio non, cosa, non mi sembra non il caso, caso per niente. Sì. Quindi qua ci sarà poi tutta una cosa dove si andrà, si faranno tutta una serie di preparativi per accedere all'altra vabbè, zona. Vabbè, ci stai mostrando un po' la zona. Certo, perché senza il boss sta alla parte di sopra, hai capito? Sta alla parte di sopra. Quindi noi cosa facciamo adesso? Uccidiamo il boss, si toglie il magma. E poi dopo puliamo, tutto qui. Hai capito? Ho capito. Ti vedo attento, caro alunno attento, in civile. Certo, è chiaro, maestro, professor Tarta. Allora, cambiamoci pure l'anello perché non ci serve quello là che abbiamo. Mettiamoci un anello. Sì, protezione d'acciaio, perché questo dà dei cuppini abbastanza rilevanti. Ho capito. Però sono anche abbastanza evitabili. Va bene. Allora puliamo. Anzi no, cioè, proprio si vede che è territorio mio Dark Souls. Sì, territorio, sei tutto benissimo. Purtroppo questo ci dispiace come sempre. Quindi andiamo dal boss. Signori, facciamolo fuori. Sto male, signori, sto male. Che forse non c'è tempo per ricominciare. Mi voglio disintossicare. Mi voglio disintossicare. Ragazzi, ci siamo, questa è l'area dove c'è il boss. Adesso noi ci andremo a prendere un vestito particolare, sì, al quale lui tiene molto, non si sa perché. E anzi, magari e si incazzerà, però io non l'ho mai saputo perché. Lui si incazzerà e cominceremo proprio a dircene di quattro reciprocamente. A quel punto lui vorrà di nuovo indietro il vestito. Eh sì, quantomeno farà di tutto per riaverlo ingiustamente indietro. E quindi farà di tutto per riaverlo indietro, bello pulito e stirato come esatto, l'hai preso. Esatto, intanto eccolo là. Un po' incazzato, bossettino. Buonasera. Noi andiamo un attimo a prendere il vestito. Subito veniamo. Bosso. Eccoci, andiamo qua. Ma chi non dice niente? No, ma non vede proprio il reato. Perché non metti il reato? Ecco qua. Reato ha messo palate. Boss incazzato. Scappiamo. Ma se poi alla fine tu invece te ne vai, non puoi più scappare. No, perché sei chiuso, vai, sei chiuso un muro. Certo, scommetto. Certo, sei certo, chiuso proprio. Ma ti domande però che fai proprio da quello. Non capisco un boss che schia passa per capo. Puerili, domande puerili. Darti solo se ne mette, vai. Hai un boss. Era entrato nella storia del vestito. Mi volevo fottere il vestito e scappare. Allora, innanzitutto però, fammi concentrare perché qua comunque questo non è che non fa niente. Fiamma di megalo! Non è che questo non fa proprio niente, anzi, sì, bisogna stargli in un certo modo e fare una certa tecnica. Certa tecnica, stiamo a vedere non la è questa, tecnica. Ragazzi, non assolutamente è questa, non questa, signori. Stiamo questa è la tecnica giusta per morire, per fare saltare lo stadio. Questa è l'unica tecnica giusta. Ce ne sarebbe pure un'altra, ma quell'altra la voglio fare. Ecco, l'altra tecnica ancora, signori, sulle mani, perché intanto che Tarta ci mostra come abbattere questo boss, noi non possiamo far altro che pariare, perché queste palle di fuoco ci beccano. Mannaggia, che poi questa è un'onda radioattiva, sì, sì, proprio, sì, signori, sì, che ci becca e ci toglie veramente tutta di l'energia. Sorpresa. Ci coglie di sorpresa, ci togliendoci tutta l'energia. Tutto beviamo così in mezzo ai fiori, in mezzo ai prati. Così tranquillamente, mentre allora facciamo delle caprioline davanti e indietro, diamo delle sciamarratelle. Questo braccio enorme gli ha fatto il solletico, no, secondo no, me 512 danni. 512 danni. Allora adesso non guarda questa tattica. Tu devi correre dal lato opposto dove lui guarda. Sì. Lui sbatte il braccio, tu gli corri incontro e gli dai le botte sulle mazzate. Questo adesso lui sta girando di là, ci e tu torniamo indietro. Siamo fin da andare vicino al muro. Bravo, bravo. Poi lui vediamo, si vede la polvere che fa lui e torna indietro. E questo
questo è un boss. E poi dice che uno si innervosisce. Che mo vai, devo dare. No, ma andiamo di là. Andiamo di là. Cambiamo percorso, certo. Mo, sì. Andiamo di qua, torniamo. Dopo polvere, eccola qua, si vede. Sciamarratella, per cortesia, poi un attimo all'amo. Per sfizio, giusto per far cambiare lo scenario. No, insistiamo sempre. Ci piacciono le colonne qui, decadenti. E torniamo indietro. Questo è il boss, signori. Questo era il boss. Beh, ma tanto sfigato. Beh, ma non siamo senza parole come sempre, signori, guardate. Signori, ci sto mutuando uno stadio. Viene da ridere, ci viene da ridere, ma noi ridiamo allo stadio, non è? Alla fine siamo venuti a fare una passeggiata. Ci siamo visti tutti insieme, siamo bene, si ritira qui la lava. Sì. È capito, un modo per incontrarsi sportivamente da fuori. Ormai ci resta. Oh, oggi sono andato a due boss, due, non uno, boss, due. Ti meriti l'applauso anche sportivo. Grazie. Come il gran gol di Ronaldo. Non mi cagare il cazzo. Che ha avuto un grande applauso un anche dei tuoi tifosi. No, ma veramente. Cioè, sì. No comment, ragazzi. Che là è. Non là non è nemmeno comunque intanto un quella. Saluto, ragazzi. Dicevo no comment perché quello è proaggi. È finita la puntata? È finita, ce la vogliamo chiudere? Tre boss, 4, 5. No, vabbè, fermiamoci sì, un po' perché poi se no viene veramente. Due boss a puntata mi sembra più che onesto. Va bene, il concetto proprio di fare i video su YouTube. Un saluto da Incivile Urbano e un abbraccio da Tarta 4.